Teresa Coppola, aspirante candidata a sindaco, stasera ufficializza la sua candidatura, una candidatura a cui ha pensato molto, immagino. Sì, la mia candidatura, lo dico, non è stata semplice perché ho avuto delle titubanze e anche ho dovuto riflettere molto, però dopo alla fine ha prevalso quello che è l'impegno per la mia città, perché bisogna impegnarsi, specialmente dopo il vissuto degli ultimi 3 anni, Monte di Procida ha bisogno di persone che mettono al primo posto la comunità. Quali sono i progetti e le idee che metterà in campo per convincere gli elettori a darle il consenso? Allora, io credo che tutti i cittadini, responsabilmente, guardando a quello che è la nostra vita, dei singoli candidati, noi ci dovremmo assumere la responsabilità di portare Monte di Procida a dei livelli, a valorizzarla, ma ogni cittadino dovrà, come si suol dire, farsi un esame di coscienza e vedere chi è il candidato più adatto a Monte di Procida. Candidato, le finanze del comune sono abbastanza ben messe rispetto a tanti altri paesi. Come pensa di utilizzare questi fondi che sono già disponibili? Allora, prima bisogna far partire tutti i progetti i cui fondi stanno là, stanno aspettando da anni. Adesso, negli ultimi mesi, sono partiti, almeno si vede uno spiraglio di luce, ma ce ne sono ancora tanti altri. Per quanto riguarda, lei forse si riferisce all'avanzo di bilancio, per quanto riguarda l'avanzo di bilancio, penso che tutti quanti sanno che può essere utilizzato per o interventi straordinari o per realizzare cose per il benessere del paese, insieme ai cittadini che incontreremo, perché io mi voglio rivolgere a tutte le donne, a tutti gli uomini, a tutti i ragazzi, a tutti gli anziani di Monte di Procida, per chiedergli: ma che cosa vogliamo farne di Monte di Procida? Che cosa vogliamo farne? Monte di Procida ha diritto di riprendere il posto che merita anche nella zona flegrea. Non dobbiamo essere più il fanalino di coda di nessuno, perché i montesi, dove sono andati, è un popolo di navigatori, di ristoratori, ci siamo fatti rispettare, non solo, abbiamo lavorato e abbiamo dato lustro a questo paese. Perché questo non succede a Monte di Procida? Perché? Allora io vi posso dire che ci metterò tutto il mio impegno, tutta la mia esperienza e non solo, anche il mio cuore. Però voi avete un'arma potentissima e sarà l'arma che dovrete usare senza se e senza ma. L'8 e il 9 giugno e scegliere per il bene di Monte di Procida, perché è insito in noi conoscere il bene e il male.